Sonnino, che ci parlerà diciamo dell'organizzazione, di come riappropriarsi, di come ricostituire quella prossimità territoriale dei cittadini con i propri servizi territoriali, e che è un'indagine che ha fatto soprattutto sul territorio di Viterbo, che per la sua minore complessità, no, gli ha permesso di capire degli aspetti importanti su questo aspetto. La parola a Riccardo Sonnino. Sembra un'agenzia pubblicitaria di viaggi, in realtà non è proprio esattamente così. Vedremo, entrando un po' nella materia. Mi permetto di agganciarmi alla relazione di Simone, perché i delegati del sindaco sono tre, ma le attività che si svolgono nella nostra regione in ambito sanitario sono molte di più. Non fosse altro che ci siamo dimenticati la rappresentanza nelle aziende ospedaliere, non fosse altro che ci siamo dimenticati la rappresentanza all'interno dell'unica azienda regionale che esiste, che è l'area 618, che copre tutta la regione Lazio, ci siamo dimenticati quelle negli ospedali classificati, ci siamo dimenticati praticamente una bella fetta del patrimonio sanitario romano e in parte anche laziale. Premetto, la mia origine è quella di romano di numerose generazioni, però ce l'ho un po' con questa città, e molto di questa relazione sarà basata proprio sulla riflessione attenta ai compiti che noi abbiamo da romani e i compiti che invece abbiamo da regione e Lazio. Sono due cose completamente distinte, non vanno assolutamente unificate. Partiamo da un principio che già è stato espresso da Giuseppe, non so se questo procede così. Andiamo in giù. Questo. Okay. Siccome già in parte è stato, in parte direi in maniera anche esaustiva, è stata fatta una panoramica su quello che è lo scenario europeo e quello nazionale, io vi porto la mia testimonianza, perché per due gruppi di studio completamente diversi uno dall'altro, ma molto in sintonia con quello che ci stiamo dicendo oggi, ho avuto la possibilità, l'opportunità di girare l'Italia. L'ho girata per il sistema 118, che oramai è datato, oggi si chiama già 112, e l'ho studiato a livello nazionale, e l'ho studiato per un altro settore completamente diverso, che non è quello delle acuzie, ma addirittura della terminalità, per la strutturazione degli hospice nel nostro patrimonio nazionale. Vi comunico che gli hospice sono l'unica realtà vera degli ultimi 10 anni creata a livello nazionale per assistere i pazienti, purtroppo per loro, nella peggiore delle condizioni fisiche. Però è molto interessante questo, perché anche nel settore degli hospice, qualora non lo dicessi dopo, lo anticipo, entrano solo esclusivamente i privati. Quindi anche questo settore, proprio perché è nuovo, proprio perché rientra nella pianificazione della sanità nazionale, è stato dedicato completamente ai privati. Non c'è nessuna né ironia né critica, è una constatazione. E allora, prima grossa distinzione per chi pianifica, per chi programma, è sanità, no? Come qualcuno molto in maniera dettagliata ha detto prima di me, ha due aspetti fondamentali, quello delle singole prestazioni, e per prestazione intendiamo, no, lo svolgimento, l'esecuzione di un atto pratico, quale esso sia, e la soluzione del problema, e l'accudimento dei pazienti, la parte assistenziale. Mentre nel primo caso il sociale c'entra poco, ma non è detto che non entri, basta avere una frattura di una gamba, essere un single, anche con un buon come dire, mensile, appannaggio mensile, per essere in difficoltà, no? Un vero single, intendo, non i finti single come vanno di moda adesso. E quindi anche lì il sociale rientra un po' dalla finestra, ma in realtà nella parte invece dell'accudimento si svolge il totale connubio fra sociale e sanitario. L'accudimento è zero negli ospedali, e l'accudimento è il massimo, e dovrebbe essere il massimo nel territorio, cioè mentre le prestazioni me le vado a cercare, e siccome sono anziano, e siccome so che cosa vuol dire non tanto le patologie degli anziani che si stanno avvicinando ma non mi hanno ancora acchiappato completamente, ma so che voleva dire avere un'angina pectoris 20 anni fa, l'ipotesi di sottoporsi a un intervento cardiaco vuol dire per i romani
per i romani muoversi e andare verso il nord. Già all'epoca noi avevamo una migrazione da Roma al nord. Oggi per fortuna questa cosa si è modificata, ma la prestazione il cittadino se la va a cercare dove vuole, quindi non è detto che la debba trovare per forza sotto casa. E qui ritorniamo al discorso che abbiamo fatto stamattina, che è meglio farla lì dove c'è più esperienza, perché anche se hai un problema della mobilità o degli spazi da ricoprire per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo, è possibile che lo raggiunga. Se invece vuoi l'ospedale sotto casa, Marino, Genzano, Velletri, no? Quindi abbiamo una diffusione di ospedali, una rete ospedaliera pazzesca, questo risultato non è assolutamente detto che si raggiunga, anche forse, ed è possibile, che si raggiunga l'effetto contrario. Mentre invece l'accudimento la devi avere sotto casa, dentro casa. Quindi se noi già meccanicamente, no, dividiamo queste due grosse attività che rientrano nella sanità, abbiamo già un quadro diverso. Allora vediamo poi quanto devi aziendalizzare per le prestazioni e quanto invece devi non aziendalizzare per l'assistenza. Ci siamo su questo. Provo ad andare avanti. È ovvio che a casa mia decide il mio territorio, scusate, ma ci sono quartieri, popolazioni più ricche che possono avere potenzialmente, no, un accesso anche all'accudimento migliore, e ci sono zone di Roma e del Lazio dove questa difficoltà è maggiore. No? Il classismo è solo una constatazione, lo dobbiamo abbattere, ma c'è. La sanità di prossimità. Allora, riflettiamo sulla Regione Lazio, quindi torniamo un po' a casa nostra, noi siamo in ambito regionale, il nostro è un tavolo regionale, dobbiamo parlare di regione, la regione è fatta di città, di province, di territori. Roma la lascio a parte e poi vi dirò perché. La provincia ha delle potenzialità nettamente migliori di questa città, perché è molto più semplice pianificare un'attività sanitaria anche in luoghi, come dire, che hanno una diffusione territoriale ampia, e non concentrati quindi come il concetto di Roma Capitale, ma perché questa metodologia, questa forma gerarchica che tu hai descritto benissimo prima, ha la possibilità di funzionare meglio, ma può funzionare meglio se la politica locale è una politica. I miei viaggi in Italia, quelli a cui facevo riferimento prima, hanno dimostrato che lì dove la politica è forte, il direttore è debole. Della serie, il direttore ascolta molto di più il sindaco importante della città che, fra virgolette, ha quasi contribuito ad eleggerlo. Il passaggio politico non è secondario, il passaggio politico è fondamentale in comuni, in città che siano dominate dal centro-destra, dal centro-sinistra, dalla Lega, da quello che volete. Il potere della politica è forte, il territorio è forte, gli associazionismi sono forti, e quindi la stessa forza si riproduce poi in un meccanismo di controllo democratico all'interno delle AS. Ditemi voi dove trovate un corrispettivo all'interno della nostra regione. In parte, in alcune province c'è ed è utilizzato forse male, ma certamente non c'è nella nostra città, dove il direttore generale di un'AS non risponde certamente alla politica forte del territorio, risponde a un altro tipo di politica altrettanto forte, ma è una politica di sistema. Scusate se dico delle ovvietà, ma la cosa che a me ha dato sempre molto fastidio è quando mi muovevo dalla nostra città, noi avevamo un po' in maniera cialtrona, passatemi questo termine da romano, me lo posso permettere, di considerare che se le cose non funzionavano nella nostra città, l'Italia fosse omologata alla nostra città. Non è così. E questo è un grosso errore, perché quando i nordici parlano di Roma padrona, Roma ladrona, molto spesso, a parte i motivi di cronaca che non mi interessano, e ce ne sono altrettanti in tutte le parti d'Italia, era questo il punto. Non possiamo dettare legge, prima dobbiamo fare una legge a casa nostra. Quindi la riflessione di noi romani è questa, cioè come riusciremo a avvicinare un minimo di standard che in altre regioni d'Italia, indipendentemente dal governo centrale della regione, hanno già raggiunto da anni, con tutto ciò che riguarda poi la presenza comunque di corruttela, no, di altre criticità. Ma l'organizzazione, la struttura aziendale regge, perché il controllo all'interno c'è se la politica è forte. Questo è il messaggio che dobbiamo dare. Da noi, quando intendo noi, intendo un noi che è misto, qualche volta faccio un noi romano, qualche volta un noi laziale. Ma il sindaco e i sindaci dove stanno nell'ambito del governo del territorio? Ma io mi ricordo, perché ho 66 anni, che c'era una volta l'assessore alla sanità nei municipi.
Mi ricordo che c'era una volta la richiesta all'assessora della sanità dei comuni di anche di un minimo di incarichi per avere quel minimo di soldi di liquidità che serviva per mandare avanti anche la nostra professione. Spariti. E se tu fai per sparire per 25 anni la delega al territorio sulla materia sanitaria, fai sparire la cultura della sanità, fai partire l'interesse verso la sanità e vieni solo colto quando vieni colto personalmente o nell'ambito familiare. Allora lì si risvela, no? Si rivela poi quella, la fiammella, e ti ricordi di essere cittadino. Ahimè, in molte regioni, non solo del nord e del centro-nord, ma anche del sud, esempi in Sicilia, esempi in Basilicata, esempi in Puglia, di potere territoriale forte corrisponde anche a una volontà di avere la sanità di prossimità. Certo, il vecchio vizio di avere l'ospedale sotto casa non lo abbiamo perso, ma oramai credo che l'economicità del nostro paese lo renda praticamente impossibile. Faccio un esempio invece, ritorno con un salto rapidissimo a Roma. Gli ultimi ospedali, l'ultimo ospedale che è il campus biomedico, no? Oramai non si parla che di altro nella sanità romana, no? Qualsiasi cosa viene comunque, no? Orientata verso il campus, è l'unico ospedale che non è pronto soccorso. Il giorno che avrà il pronto soccorso, io conterò, farò un countdown e nell'arco di 2 o 3 anni vedremo che sarà probabilmente sovrapponibile agli altri, no? E qui ritorniamo territorio e Roma. Il direttore generale, l'ASL nel suo complesso, che con molta serenità e ma anche con molta drammaticità ha descritto Simone, non risponde a nessun altro se non alla Presidente della Regione. È un incarico politico, cioè non c'è niente da offendere, è un incarico politico. E allora che la politica governi anche a livello periferico. Se no non servono a niente avere le elezioni nei municipi, avere le elezioni nel comune, avere i rappresentanti, se non hai il potere. La politica è potere decisionale, da rivedere nell'arco di 5 anni, un tempo giusto per rivedere se le cose non vanno come le avevamo previste. Mi seguite fino a... Grazie. 4 parole, organizzazione, rotazione, deleghe, responsabilità. Io avevo appaltato a un mio amico un po' più esperto di me di tecnologie di pianificare quella giostra che poi, puta caso, è venuta fuori a Roma, si chiamano calci in culo questi, no? Quindi non è una vera e propria giostra. Ma sta a dimostrare che se vedete l'età media di un direttore generale nelle nostre regioni, vedete i nomi e i cognomi di questi signori, il calci in culo, giuro, è un peccato veniale. Ma la giostra c'è. Ma è una giostra che ha una propria logica, perché il potere centrale, quale esso sia, il potere politico centrale, quale esso sia, si sceglie, no, i propri rappresentanti lì dove li trova. Questi signori hanno avuto la fortuna di crearsi curriculum nell'arco di 20 anni che nessuno di noi può vantare. E se io avessi fatto, invece che di aver fatto quello che ho fatto, avessi potuto fare il direttore sanitario di una qualsiasi struttura, mi fu anche proposto a suo tempo, a distanza di 20 anni avrei un curriculum lungo da qua a laggiù e nessuno di voi, pur avendo più capacità di me, potrebbe, come dire, documentarle, no? Quindi questa è stata un'astuzia, creare un sistema vuoto, tant'è che c'era una rappresentanza dei direttori generali dell'establishment, no? Del management delle ASL, si riconoscevano in una sede autoreferenziata, proprio perché questa era una normale, non c'è nulla di illegale, ma se crei un meccanismo che fa, come dire, filtro solo attraverso autoreferenzialità, il problema si acuisce, no? Dove li andiamo a prendere i nuovi direttori generali? Quando vedremo i curriculum, dove li pescheremo? Allora mi era venuta un'idea, che è quella di vedere se il potere decisionale di un direttore generale possa essere minato in maniera democratica, no? Parola che sembra un po' in contraddizione, no? La mina con la democrazia. E probabilmente alcuni punti li ho cominciati, alcuni li hai detti te, e mi sembrano quelli più democraticamente assolutamente da ricoprire, no? Poi c'è un numero che io ho riportato, abbiamo limitato quelli di Pierluigi, ma quello del numero dei rappresentanti, dei professionisti impegnati nelle professioni sanitarie e quello degli amministrativi è una cosa che io mi porto dietro da quando ho avuto un incarico pubblico. A Via Merulana c'erano 660 amministrativi per un ospedale che non aveva nemmeno la metà dei dipendenti. Allora, le ASL fanno anche clientela, hanno bisogno di questo tipo di personale. Possiamo pensare a come riciclare questo personale o ciclarlo, nemmeno riciclarlo, e avvicinarlo al territorio, per esempio, visto che il territorio langue e ha grandi carenze. Ma lo dico nell'interesse delle stesse
persone. Vediamo se c'è margine. Le competenze ci sono, perché se hanno lavorato per tanti anni all'interno di una struttura sanitaria dovrebbero averle acquisite, proviamo a vedere se riescono anche a documentarle fuori di quella sede istituzionale. Non so se mi sono spiegato. E qui alla madre di tutte le guerre, io per fortuna faccio politica da pochi mesi, quindi sto imparando adesso, ma la scelta, la madre di tutte le guerre è questa, sistema pubblico e sistema privato. Pierluigi ce l'ha illustrato in tutti i modi, ma tutti gli interventi sono stati questi. Agli ex compagni della sinistra dico svegliatevi, perché mentre noi discutevamo, no, il potere all'operaio, il potere non so dove, il privato faceva i fatti. Ad oggi, centrodestra e centrosinistra, una cosa sono riuscita a portarla a termine: dare al territorio il 100%, scusami se mi posso sbagliare, dell'1 virgola, delle risorse che investe sul territorio. Ne ho solo elencati qualcuno: la diagnostica, la riabilitazione, la RSA, le chirurgie, perché nelle strutture cliniche private si fanno interventi operatori tutti i giorni, a tutte le ore. Gli ospedali classificati. Li considerate pubblici? Non lo so, se il Bambino Gesù vi si risulta possa essere un ospedale di tipo pubblico, non credo proprio. Lo stesso si parla poi di dialisi, dei diurni ci ho messo tutti, diurni sembrerebbe una volta per Roma, il diurno era dovete andare a fare i capelli quando scendevi dalla stazione o la doccia. In realtà il diurno è il luogo di appoggio per pazienti che hanno bisogno, e famiglie soprattutto che hanno bisogno, di tutelare l'Alzheimer o il Parkinson, quello che sia, no? Tutta questa roba qua in mano ai privati. Che vogliamo fare? È una decisione politica. Io non annuncio niente, non è un problema mio. Ma il problema c'è, perché dobbiamo capire dove destinare, dove allocare, come dicono gli amministrativi, le risorse, e capire se questo è un sistema che porta beneficio. Io almeno una soluzione intermedia ce l'ho, che perlomeno, ci siano le garanzie degli operatori professionali che lavorano per conto delle strutture convenzionate, accreditate, private, le stesse garanzie del pubblico. Vedere infermieri che lavorano a partita IVA 23 anni con paghe che raggiungono i 7, 8, 10 euro l'ora, per me non è proprio, come dire, questione da porre. Se avessimo almeno una parità da un punto di vista contrattuale, avremmo risolto le finte partite IVA, avremmo professionisti che lavorano nel privato, perché a noi il naso non è che ci puzza solo in maniera generale, quando ci sono gli ospedali classificati questo fanno. Il dramma è che il pubblico comincia a cedere fette anche di istituzioni. Pierluigi, le cooperative lavorano anche dentro gli ospedali, e le cooperative sono a gestione privata, pure quello stiamo piano piano vendendo. Allora, preso atto che la macchina va così, e non credo che noi avremo mai il meccanismo utile per bloccarla, almeno rendiamo le condizioni lavorative dei professionisti all'interno simili a quelli del pubblico. Mi pare una buona soluzione. E attenzione, perché io non faccio i nomi, perché non è decoroso farli, ma ci sono multinazionali che vivono nel mondo dell'ossigeno. Puta casa hanno scelto il mondo dell'ossigeno, cioè forniscono bombole d'ossigeno, insieme alle bombole dell'ossigeno portano anche sanità nelle case delle persone, con sistemi anch'essi in convenzione. Morale della favola, io feci arrabbiare tantissimo un nostro, diciamo, collega del movimento, perché mi permisi di dire che ci sono pazienti affetti da SLA, malattia terribile solo a nominarla, che ricevono mensilmente assegni di cui la cifra può essere nominata solo se abbiamo un attimo le gambe ben sedute, ben piantate per terra. Si parla di decine di migliaia di euro mese. Allora, le aziende si prendono cura di questo paziente, dà l'ossigeno, poi gli portano gli operatori, poi gli portano i dispositivi, poi gli portano tutto, e questa casa diventa un centro di rianimazione. Noi facciamo anche questo. Però se mia madre o mia nonna o mio zio o io stesso avessi bisogno del diurno perché ho l'Alzheimer, avrei molta più difficoltà ad avere accesso anche a cure di tipo diurne. Quindi queste le criticità sono: c'è tutto, ma è sempre poco, c'è poco e vorremmo avere di più. Ecco l'equilibrio, no? E la vigilanza. Poi gli anziani. Ma quello che sia. Esatto. Sì, ma. Esatto. Ma come vedi, lo sai, no, che lo vedi. Ma le multinazionali, io le chiamo così, attenzione, ci sono, ci si comprano. No,
perché una volta che hanno avuto questo tipo di apertura di credito, ci si comprano con tutti noi dentro e sono pronti ad acquistare fette di sanità avendo risorse, mezzi ed anche dando un servizio. Gli hospice, ve l'ho accennato, non ci torno sopra, sono 1300 posti nuovi negli ultimi 12 anni divisi fra domicilio e strutturale. Sono tutti in mano ai privati, tutti con un decente, diciamo, una decente gestione, anche perché la materia non consente grandi voli pindarici, bisogna stare sul pezzo, ma sono strutture che funzionano, quindi esco un po' fuori da quel quadro pubblico, bello, privato e malato, no. Attenzione, anche perché i requisiti strutturali delle strutture private, e mi rilascio, lo guardo e lo confermo, gli ospedali probabilmente non rientrerebbero in nessuna norma dell'accreditamento, perché ancora è possibile al policlinico trovare la piattina della corrente col chiodino di metallo all'interno, mentre invece vengono a fare le bucce, le ASD sulla porta antipanico o su qualsiasi altra cosa in maniera anche corretta. Poi gli anziani vi comunicano, non è vero che sono poveri, eh? Io attualmente sono molto più ricco di quando avevo 20 anni, quindi io ho le risorse economiche per avere i servizi che mi merito, sono disposto a pagarmeli, sperando pure che mio figlio dia un modesto contributo, ma la vedo dura visto l'andazzo, e fuori dai luoghi comuni, cioè poveri, no, oggi lo sappiamo che regge la società perché ci sono gli anziani che hanno delle garanzie da un punto di vista economico, non regge sui contributi dei giovani, attenzione. Quindi è vero che l'anziano ci fa tenerezza, ma può darsi pure che incassi un assegno che va dai 3, 4, 5 mila euro al mese. Non ci trovo niente di male se dedica una fetta di questo sua, no? Visto che gli abbiamo garantito una longevità pazzesca. È vero che costano, gli anziani teoricamente costano di più, ma perché c'è una sanità malata che li cura. Perché io tutti i giorni faccio delle 20-25 molecole che gli anziani ereditano per i vari trattamenti ospedalieri, la mia fatica è quella di togliere quelli inutili, quindi alla fine riduce a 4-5 molecole essenziali e probabilmente il costo dell'anziano, parlo di prestazione, se poi parliamo di accudimento ci spostiamo sulla materia sociosanitaria, lì è il problema, forse ha più bisogno di una badante che non della pasticca antipertensiva. Sto per finire, però spero di darvi qualche elemento di riflessione. La mia ASD, io non sono nato con le ASD, quindi il mio patrimonio genetico da questo momento è pulito, ma ipotizzo, e adesso poi qualcuno che studia norme e è più bravo di me vedrà se è compatibile con quello che mi viene in mente e quello che si può fare, perché io non sono un utopista, l'età nostra le utopie non servono più, e se gli ospedali fossero gestiti dalle risorse interne, cioè se gli ospedali fossero ridati in mano ai professionisti, se gli ospedali avessero un CDA a cui fare riferimento, con un programma quinquennale stabilito insieme al sindaco sul quale grava, no, insiste, e se questa comunità decidesse di mettere in quell'ospedale per esempio una bella ortopedia, no? Ovviamente concertandosi con tutti i comuni intorno, parlo ovviamente quando mi riferisco allo studio che abbiamo fatto a Viterbo ad esempio, no? Una caratura di quel tipo su un target di popolazione di quel tipo è l'ideale per chi vuole pianificare sanità, e allora mi metterei nella mia ASD ideale a Viterbo insieme al sindaco di Viterbo qualora avesse interesse, perché se non l'ha avuto fino adesso dopo 30 anni che non l'ha avuto bisogna ricreare questo tipo di interesse, ne deve rispondere ai cittadini della sanità del proprio territorio e ci sono gli strumenti per farlo, e pianificherei il mio ospedale ideale. Ma l'ospedale ideale non è quello dove i professionisti fanno quello che vogliono dalla mattina alla sera senza rispondere a, rispondono a tutte quelle serie di, no, di passaggi istituzionali che esistono su una pianificazione e controllo del lavoro, ma in quella sede si può fare, tant'è che puta caso in ospedali di provincia qualche cosa si è fatto, mentre noi abbiamo perso una parola, guarda, ricordatevi qui, questo è l'unico messaggio, diciamo, generazionale, noi abbiamo perso le scuole. A Roma quello che non c'è più e che c'è sempre stato sono le scuole professionali, intendo dire non quelli per infermieri e me, le scuole di chirurgia, le scuole di pediatria, la scuola di riferimento per la neurologia, pensate quello che era il CTO e che ha avuto la fortuna di conoscerlo 35-40 anni fa, dove si veniva a ricevere la prestazione ortopedica per uno dei centri creato dall'INAIL, quindi a conduzione quasi privata, dove c'era l'eccellenza in quella maniera, completamente smembrate. Non c'è più la scuola in questo senso, oggi non sai dove andare, non sai, come dire, vaghi, no? L'ha detto bene qualcuno, vaghi perché non hai un punto di riferimento preciso, perché le scuole non ci sono più, mentre invece prolifera il finto
il finto professionista valido in una struttura privata, no? Il finto professionista valido. Non vi parlo di Nepi perché non facciamo riferimenti, vi dico solo questo, il tipico controllo dell'asta. Se la struttura da controllare è in una zona limitrofa, borderline, fra il comune di Roma e il comune di Viterbo, l'asta di Viterbo che paga quelle prestazioni non va a controllare perché quella struttura lavora su un territorio che non appartiene all'asta pagante. Cioè, questa è una delle cose più bizzarre, motivo per cui possono passare decine di anni senza controlli e verifiche. Ci avviciniamo alla fine. Vabbè, alla fine c'era questo trafiletto rosso, ve l'ho fatto leggere. Una volta nella vita a me la possibilità di parlare con i medici di famiglia e capire che cosa fare di queste professioni. Perché la professione, fra virgolette, più bella del mondo, ma interpretata nel peggior modo possibile. Una cosa che mi viene in mente è perché non fare di lui quello che traccia i percorsi per il proprio assistito, che segue il proprio assistito, che manda una lettera di intenti alla struttura che riceve l'assistito. Perché non fare di quella tessera sanitaria che tutti voi avete e che vi viene chiesta come documento fiscale, no? La sanità adesso è diventata questo sostanzialmente. Perché non, in quel microchip che c'è là dentro, in qualche cosa di analogo, non ci sia il percorso che il cittadino ha fatto nell'evoluzione della sua vita? Che si sappia se è allergico all'aspirina, perché almeno evitiamo che quel giorno che si dimenticherà di dirlo o non è in condizione di dirlo possa correre dei rischi, ma che ha fatto 13 ecografie in un mese, compaia da qualche parte, che sia pubblico o privato, vedrete che la richiesta di sanità diminuisce. Abbiamo fatto un tentativo una volta, quando ero direttore della centrale operativa del 118, ognuno di voi può mettere in crisi i pronto soccorsi girando, scegliendosi, riandandoci, chiedendo, simula una colica renale, viene sottoposta a una serie di indagini, poi si stufa e se ne va in un altro pronto soccorso, simula la stessa malattia, viene riproposta la stessa identico screening, quando si è divertito per tutta la giornata, torna a casa, ha fatto girare a vuoto 4-5 pronto soccorsi e nessuno di loro lo sa, Quindi è chiaro che il percorso della nostra vita da un punto di vista di sanità o di malattia, scusatemi il gioco delle parole, deve essere tracciato, tracciabile, e ce l'abbiamo lo strumento. Ad esempio quello potrebbe essere un sistema informatico da attivare subito, che contenga dalle vaccinazioni all'allergia, all'uso dell'insulina e sei diabetico, alla non volontà di essere sottoposta a terapie invasive. Ancora oggi un paziente SLA che rifiuta l'accanimento terapeutico non ha diritto all'incontro dei propri desideri perché in ospedale non viene riconosciuta questa sua volontà. E allora la tracciabilità vuol dire anche cristallinità, no? E sapere anche se un paziente ha esagerato nel richiedere tante volte, no, strumenti diagnostici. E questo è l'eccesso di sanità che comunque è garantito. Spero che stia andando indietro così... Sugli ospedali io mi ricordo che una volta i primi direttori generali parlavano di competizione interna, cioè gli ospedali dovevano costruirsi un sistema per cui uno era più bravo dell'altro, no? La competizione fra strutture. Oramai l'appiattimento a livello competitivo è assodato. Sto cominciando a pensare che forse le professioni, per ritornare al discorso di prima, potrebbero vedere un riconoscimento, ad esempio, del famoso primario, qui ce n'è uno, no? Tu sei primario o no? C'è un primario in mezzo a voi. Oh. Che gli riconoscano non solo lo stipendio, parliamo di cose molto terra-terra, lo stipendio perché fai il primario, organizzi, pianifichi e dai un contributo al miglioramento della sanità dei tuoi assistiti, ma anche perché fai formazione ai tuoi colleghi. Quindi ricreare la scuola a cui mi facevo riferimento è proprio questo, cioè tu paghi l'esperto perché faccia il proprio lavoro e perché insegni in maniera tale che se l'esperto decide di andare in barca a vela per 3 anni di seguito, quell'ospedale non crolli nella sua figura, ma sia garantita la stessa efficienza. È un sistema banale che funzionava all'epoca dei baroni con altre motivazioni, altri principi, ma perché non ricostituire le scuole dove il primario, il dirigente dell'unità complessa, ovviamente sottoponendosi a una valutazione, perché non c'è peggior primario che voglia formare se non è capace esso stesso di fare quello che dovrebbe insegnare. Quindi lo paghiamo il doppio, ma lo paghiamo per fare due lavori veri, e anche gratificanti da questo punto di vista. Ho finito? Ma che vanno un po' avanti e un po' indietro questo? Allora ho sbagliato freccia, aspetta. La freccia. Così vai giù. L'importante è non sbagliare.
sbagliata direzione. Ecco la famosa tessera sanitaria che non freccia, la freccia, vabbè. Vi parlo solo dell'emergenza territoriale e basta, e poi vi lascio in pace. Allora, l'Ares 118 l'ho visto crescere come azienda, nel senso che era il primo direttore vincitore di concorso dopo 25 anni in cui non si era fatto il direttore della centrale operativa. Ma dico questo perché l'azienda l'ho vista proprio crescere dai primi giorni, no? Quindi la creazione del direttore generale, direttore, tutta la sequela. Ad oggi le ambulanze sono appaltate quasi tutte a regime convenzionato esterno. Gli equipaggi che viaggiano su queste ambulanze sono formati al 100% da infermieri che non possono fare diagnosi. Morale della favola, se sul territorio c'è una chiamata d'emergenza e l'infermiere è nel dubbio se ricoverare o no o lasciarlo a casa o non so dove, nel dubbio voi che fareste non avendo la possibilità di fare una diagnosi? Lo prende e lo porta in ospedale. È possibile che l'ubriaco di turno o il barbone sotto il colonnato di San Pietro entri e esca dall'ospedale almeno 3-4 volte al giorno, perché il cittadino solerte lo vede lì addormentato e non sa se dorme o sta in coma. Allora, questi sistemi non solo non funzionano alla base, ma fanno perdere un sacco di soldi e tempo a tutti noi. Allora forse mettere personale qualificato in un sistema come quello dell'emergenza, non perché non sia qualificato, qualifica intendo dire responsabilità anche medico-legali. Tutti, il 100% delle chiamate corrisponde solitamente, 100 è una, come dire, antitetico a quello che volevo dire, ma sicuramente una percentuale elevatissima delle domande di richiesta di soccorso corrisponde a ricovero. Se avessimo personale che riesce a capire se c'è questo stato di necessità, probabilmente si ridurrebbe alla metà i ricorsi pronto. E l'ultimo è che i pronto soccorsi vengano adottati dalla struttura ospedaliera. Non può essere che il pronto soccorso viva di vita propria con un organico proprio, indipendentemente dal carico di lavoro a cui è sottoposto. L'ospedale si deve far carico del pronto soccorso, è roba sua, e quindi quel giorno può andare anche il collega a fare il turno di pronto soccorso, e non credo che sia in difficoltà se riconosce se un paziente ha una febbre o una colica renale. Poi il trattamento è una cosa diversa, ma il triage almeno che sia compito di tutto lo staff del pronto. A rotazione ci si va tutti, così come in ambulanza a rotazione ci si va tutti. Non esiste che un dipendente sta all'Ares 35 anni. Ci può stare 5 anni o teoricamente un infermiere ospedaliero ogni 5 anni deve fare un anno di servizio in emergenza finché gli regge il fisico. La sintesi e la conclusione è: uno, credo che stiamo dimostrando di avere delle capacità anche di pianificazione e di organizzazione, mi pare questa sia una documentazione, che qualcuno ne prenda atto, la disponibilità in clima di volontariato c'è, a costo zero, e speriamo che venga recepita questa istanza. Grazie.